Sono influenzato. Non lo dico per scherzare. Mi sono beccato l'influenza, credo, da 5-6 giorni ormai. E allora volevo aiutarvi descrivendo un po' quello che si prova, quelli che sono i sintomi di questa influenza del 2015-2016, che mi pare sta diffondendo abbastanza rapidamente e che è una malattia respiratoria contagiosa, una malattia virale, quindi per la quale gli antibiotici servono anche da poco, se non in determinati casi a prevenire delle complicanze batteriche che potrebbero sovrainfettare in queste situazioni. Pare che i casi ancora non siano tantissimi, ma la malattia è molto contagiosa, si trasmette soprattutto attraverso le goccioline di saliva che vengono disperse con gli accessi di tosse, con queste cose qua, con il respiro, la tosse. Alcuni ceppi virali sono stati descritti, magari ve li posso riportare sotto, ma non ha molta importanza per voi, insomma. L'importante è un po', secondo me, saperla riconoscere e quindi posso trasmettervi come si è manifestata in me, quali sono i sintomi più importanti di questa influenza. Cominciamo dai sintomi generali. La febbre, io non ho di solito febbre, da molto tempo che non ho alterazioni della temperatura. Soltanto ieri avevo 38 di febbre. Io quando ho la febbre me la sento addosso molto, molto bene, insomma, no? Quindi più o meno so quando, misurandomela, troverò la febbre. La massima puntata mi pare sia stata ieri con 38 ed era coincidenza e coincideva con un momento di grande malessere, di grande astenia. I brividi in genere precedono la febbre, quindi insomma si va nel corso della giornata da momenti in cui si ha febbre e brivido e quindi aumenta la temperatura del corpo, a momenti in cui invece si ha caldo, si cerca di sudare, quindi situazioni in cui c'è una defervescenza febbrile. Ecco, questa influenza è molto caratterizzata, secondo me, dalla tosse, nel senso che episodi influenzali in genere a me prendono la testa e quindi il naso si chiude, le orecchie, queste cose qua, mal di gola. In questo caso invece il tutto è cominciato, credo 5-6 giorni fa, con un problema retrosternale, con un bruciore retrosternale, un senso un po' di oppressione toracica e di tosse. Questa tosse che è andata crescendo sempre di più, sino a diventare una tosse secca, stizzosa, con un catarro denso che non si riesce poi a espettorare, un po' anche con una sensazione un po' di soffocamento da questo catarro, insomma, no? Ti svegli di notte, hai questi accessi di tosse un po' convulsa, sono degli accessi di tosse scuotente, una tosse rumorosa, insomma, no? Della quale riesci a cavar poco e questo catarro rimane un po' adeso alla trachea, insomma, no? È retrosternale. Io non ho avuto particolare dispnea, particolare difficoltà respiratoria, insomma, segno che probabilmente la cosa è rimasta limitata alla trachea. Poi è andata un po' salendo, i disturbi sono andati un po' salendo e sono arrivati un po' a coinvolgere un po' la gola, ma non un mal di gola come altre volte, insomma, no? E nemmeno
una salpingita, insomma, no? Quella che ti dà quel senso di orecchie chiuse. Il naso gocciola, c'è un po' la sensazione di chiusura a livello dei seni paranasali, ma senza che questo dia particolare disturbo, insomma, il naso chiuso. E la cosa importante, diciamo, è la tosse, questa tosse scuotente, questo catarro che non viene su. E poi l'altra cosa importante sono i dolori muscolari diffusi, soprattutto magari dove ci sono anche altre spine irritative, dolori muscolari che per esempio non ti lasciano dormire, si manifestano soprattutto quando sei sdraiato, perché poi quando sei sdraiato a letto aumenta anche la tosse. E quindi il sonno, non si riesce a dormire di notte, si dorme male. E questi dolori muscolari si uniscono a uno stato di estrema stanchezza, di grande prostrazione fisica. Insomma, ci si sente molto, molto abbattuti, molto incapaci di fare niente, senza. Con questa astenia generalizzata e questi dolori che soprattutto in determinati punti non passano, non ti lasciano trovare una posizione di riposo, insomma, anche a letto. E quindi insonnia. Non ho avuto particolare mal di testa, poco, pur. E l'appetito, ma l'appetito non è stato compromesso in maniera particolare, non mangio molto, ma non è stato compromesso in maniera particolare. Disturbi intestinali particolari no, neanche questi non ho avuto. Pare siano più diffusi tra i bambini che negli adulti. Non avendo malattie, il mio problema poi è quello di avere superato i 65 anni, quindi insomma su queste situazioni vale la pena avere riguardo quando si è anziani e quindi vale la pena non uscire, non esporsi, anche per non contagiare altri, ma poi per non avere sovrainfezioni e complicanze, insomma, no? Quindi rimanere in casa, rinunciare agli impegni che si avevano e cercare di curarsi stando a casa. Non ho particolari fattori predisponenti di tipo cardiaco, di tipo broncopolmonare, non essendo un fumatore, diciamo così che la tosse è esclusivamente legata a questa situazione, diciamo così, virale, non è una tosse bronchiale da fumo o altre cose, la quale potrebbe invece nei fumatori peggiorare il quadro. Questo fondamentalmente, l'estrema astenia, l'estrema stanchezza, i dolori muscolari e questa tosse secca, bronchiale. E questa sensazione poi, insomma, no, di testa confusa, di incapacità di applicarsi, di questa svogliatezza, insomma, non essere capace di fare niente. Cosa fare? Insomma, forse evitare di prendere antibiotici, no? A meno che non ci siano complicanze oppure non ci sia predisposti per altre complicanze. Idratarsi, insomma, bere, cercare, insomma, se non o mangiare leggero, insomma, se si riesce a mangiare, se non ci sono disturbi dell'appetito. Si possono usare i sintomatici per la tosse, insomma, fluidificanti, tipo Bisolvon, tipo Fluimucil. Si possono usare degli antipiretici nel momento in cui la febbre tende a diventare un po' più elevata. C'è da chiedersi se al di sotto dei 38 gli antipiretici possano servire particolarmente, però ecco, forse degli antinfiammatori possono dare una mano. Dal punto di vista del dolore, dei dolori muscolari diffusi, insomma, no? Che sono quelli che poi ci rendono particolarmente pesanti queste giornate, ci disturbano il sonno, per cui magari, insomma, degli antinfiammatori non steroidei,
si potrebbero anche usare. E a parte i sintomatici, un po' lasciare che la cosa faccia il suo decorso, sapendo che probabilmente questi sintomi di tipo generale, insomma, i dolori, l'astenia, continueranno anche per un po' di tempo in più. Portare pazienza, stare a casa, cercare di evitare di contagiare altre persone, rivolgersi al medico nel caso si abbiano patologie che possano, preesistenti, che possano rendere più complicata questa situazione influenzale che dovrebbe comunque passare da sola. Ecco, io vi ho descritto quello che sta succedendo a me. Un po' di pazienza, spero che mi rimetterò. Ho disdetto i miei impegni di questi giorni, rimango a casa per quanto posso leggo un po', ma poi mi stanco, magari cerco di guardare qualche film, in modo tale da non da distrarmi, insomma, da far passare questo periodo e da non osservarmi troppo, insomma, da non concentrarmi sull'astenia, sul dolore, sulla tosse, su questi sintomi. Non è la cosa peggiore che possa capitare, un'influenza, e quindi, insomma, ci adattiamo e vediamo di superarla.